Appena strutturata, l'associazione ex allievi del liceo scientifico Temistocle Calzecchi Onesti, guidata da Luca Renzi, ha organizzato un importante incontro presso l'auditorium San Filippo Neri di Fermo per riflettere sul cambiamento climatico. È nata così l'iniziativa di sabato 21 gennaio dal titolo Cambiamento climatico, comunicazione, come si fa e come si dovrebbe fare. L'incontro è stato organizzato insieme con l'Ordine dei giornalisti delle Marche. A relazionare sul palco Giorgio Passerini dell'Università Politecnica delle Marche, Jacopo Passotti della National Geographic, Giovanni Spataro di Le Scienze e Federico Pedrocchi Darwin Radio 24. Cambiamento climatico, si parla oggi, è piovuto sul bagnato ma anche nevicato oggi. Oggi è vero, per una volta è vero, ma in realtà ha piovuto sull'asciutto perché abbiamo avuto l'inverno scorso e tutto il 2022 più secco da che ci sono i record in senso inglese, cioè le registrazioni delle temperature, dell'umidità e quant'altro. Ci sono dei grafici che mostrano che questo non è stato l'anno in assoluto più caldo, ce ne sono stati due se non sbaglio più caldi. Non è stato l'anno più secco, ce ne sono stati altri due, ma questo è l'anno più caldo e più secco mai accaduto. Quindi ci sono stati due fenomeni contemporanei e se nei prossimi mesi, come si spera stia accadendo, non ci sarà un rovesciamento completo da un punto di vista meteorologico, ne patiremo le conseguenze perché non si stanno ricaricando le falde acquifere, non si stanno ricaricando quello che è rimasto dei ghiacciai, quel poco che è rimasto, e quindi in generale avremo come problema numero uno sicuramente la siccità. Sicuramente le calotte polari hanno un'importanza fenomenale da un punto di vista climatico e quindi, tra l'altro, sono teatro di studio da anni, sono la memoria storica da un punto di vista climatologico, perché noi studiamo praticamente il ghiaccio a diverse profondità e quindi capiamo tantissimo. Il fatto che qui ci sia un museo, che peraltro è così peculiare, con una sua rivista, perché quella è forse la cosa anche più importante, perché fare un museo e fare una rivista è un po' diverso. Io sono editor anche di una rivista scientifica, non è per niente banale. Questo è fondamentale. Il fatto che sia qui, a Fermo, in centro, è fenomenale, è bellissimo. E il fatto che sia collegato con il liceo è il top, perché in qualche maniera rappresenta il trade union tra i ragazzi, il loro interesse, soprattutto l'interesse per la scienza in generale, non tanto e solo per il polo. Questo è fondamentale. Allora, prima stavamo parlando del confronto tra quello che è accaduto quando c'è stato da mettere mano al buco dell'ozono e quello che sta accadendo adesso. All'epoca, in un modo o nell'altro, non ci sono state tutte le reticenze, tutti i tentativi di sconfessare gli scienziati, eccetera, che ci sono oggi e secondo me sono in parte fomentati da chi non vorrebbe cambiare un mondo fatto di autovetture termiche piuttosto che di petrolio, piuttosto che di metano e così via. I ragazzi non ne possono più perché ormai hanno capito che si sta prospettando veramente una mezza catastrofe climatica, e dico mezza per non fare il catastrofismo di cui abbiamo tanto parlato adesso, e giustamente stanno in qualche maniera trasmettendo questo loro pensiero. È importante che però queste conferenze, come oggi, come i musei di cui stavamo parlando, rimangano il fulcro, cioè la scienza e la tecnologia devono rimanere il faro di tutte queste cose. Quindi è importante che i ragazzi chiedano, ma è importante che sappiano, e non solo che sappiano di un fenomeno, del global warming, eccetera, che sappiano cosa si può fare, cosa non si deve fare, tutto quello che è stato in qualche modo già scoperto e dimostrato ampiamente. E questo deve affiancare la conoscenza del fenomeno generale e anche l'arrabbiatura. Le ultime ricerche proprio che avete svolto, quali sono, ecco, i motivi critici di questi cambiamenti, di questa involuzione della stagione climatica? Allora, una cosa che non ho neanche ancora pubblicato, ci abbiamo fatto delle tesi, per esempio è stato sottovalutato tantissimo l'effetto del metano. Noi stiamo disperdendo in atmosfera molto più metano di quello che pensiamo. Vi dico solo che solo nella distribuzione finale noi perdiamo l'1% di tutto il metano. E abbiamo sottovalutato fino ad oggi la capacità del metano di influenzare il clima. L'abbiamo fatto
per una sarebbe lungo spiegarvelo, ma essenzialmente perché è stato deciso di guardare cosa sarebbe accaduto fra 100 anni invece che fra 10. Però sta di fatto che, numeri alla mano, il metano in questo momento dovrebbe essere, dico dovrebbe perché non l'ho ancora pubblicato, non sono stati ricontrollati dai colleghi i risultati, il problema numero uno, quello sicuramente. E quindi l'idea è questa, non pensiamo, come è stato fatto fino ad oggi, soprattutto da paesi come la Germania e l'Italia, che il metano sia la soluzione. Il metano è la scorciatoia e probabilmente anche una scorciatoia sbagliata. La sostenibilità, qual sarà la strada per giungere nel prossimo futuro a uno stile di vita più sostenibile, più congeniale? Allora, energie rinnovabili come se piovesse, ovviamente, ma soprattutto gli stili di vita. Ma perché abbiamo dovuto aspettare che triplicasse il prezzo del metano per ridurre i consumi di metano? Noi quest'anno, è vero, c'è stato un inverno caldo, per carità di Dio, ma in realtà io conosco un sacco di persone che accendono meno il riscaldamento. Perché c'è voluto che triplicasse il prezzo del metano o quintuplicasse, adesso non lo so neanche, ahimè, per tenere questi comportamenti quando sapevamo benissimo che tenere a casa 22, 23, 24 gradi faceva male al pianeta? Perché andare in giro tutti da soli in macchina? Tutti, ormai andiamo tutti, ognuno una macchina, una persona. Perché andare in aereo alle Maldive a fare 4 giorni di vacanza e 4 giorni di aereo? Chiediamocelo. Io non dico di non andare alle Maldive, eh? Ci si va per 15 giorni ogni 10 anni e non una volta ogni 2 anni per 4 giorni. La spesa è la stessa, il tornaconto. Uno poi dice io non ce li ho 15 giorni di ferie, allora fai un'altra cosa. Questo è il concetto, cioè in realtà noi passiamo da grandi questioni, cioè quindi grandi tematiche, cose importantissime, cose grandissime, al nulla. È senz'altro un problema importantissimo, bisogna fornire ai ragazzi delle informazioni corrette. Ecco perché, come si è detto anche in questo convegno, a partire dai libri bisogna fornire una comunicazione innanzitutto aderente al dato scientifico, che inserisca il dato del clima all'interno di un sistema. Noi dobbiamo comprendere che il clima non è un fenomeno legato soltanto all'atmosfera, ma che si estende per esempio alla biodiversità, che ne ha un impatto notevole. E soprattutto non bisogna dare dignità scientifica a posizioni bislacche che non trovano assolutamente rispondenza nei dati che noi abbiamo. Quindi non dobbiamo parlarne, tanto più non dovrebbero, cioè non dobbiamo parlarne per dare loro dignità, non dovrebbero avere signoria nei libri di testo. Quello che sta succedendo ai poli, ad ambedue i poli, ma soprattutto nell'Artico, malgrado l'Artico ci sembri tanto lontano, in realtà ha un impatto anche su di noi, perché tutto ciò che accade lì si riflette anche in Europa, in tutto l'emisfero boreale. Ora, quello che succede nell'Artico è un riscaldamento molto più rapido, molto più spiccato rispetto alla media, al riscaldamento che sta avvenendo a livello globale. E quindi ci deve preoccupare molto, perché ciò che accade lì sicuramente si ripercuoterà molto presto, anzi si sta già ripercuotendo alle nostre latitudini. Il rischio che stiamo vivendo nel lungo periodo, da un punto di vista climatico, è soprattutto quello dell'acuirsi degli eventi estremi, che noi in Italia, per la posizione geografica che abbiamo, stiamo già vivendo. Lo viviamo d'estate con l'aumento degli incendi, lo viviamo d'inverno e nell'autunno con l'aumento delle precipitazioni più intense. Questo probabilmente è uno dei rischi, è uno dei problemi che stiamo vivendo sulla nostra pelle già oggi e che la scienza ci dice che non potrà che aumentare in futuro. La scienza però ci dice anche una cosa importante, che è che se agiamo adesso probabilmente abbiamo l'opportunità di cambiare e di reagire adattandoci a questi cambiamenti e mitigandoli. Abbiamo possibilità di reagire. Abbiamo una maggiore possibilità di reagire rispetto a non agire in questo momento. Giovanni Spataro, oggi siamo qui a Fermo, proprio a 2 passi dal Polo Museo Polare Zavatti, lei ricerca anche la rivista Il Polo, per parlare di cambiamenti climatici, per sensibilizzare anche i giovani, con le scuole,
come comunicare il cambiamento climatico ai giovani per poter essere loro gli attori di un cambiamento, ecco, anche di opinione. Innanzitutto non in modo catastrofista, credo, nel senso di comunicare che comunque una soluzione c'è, ci sono le soluzioni, ci sono le vie d'uscita. Non c'è tantissimo tempo, questo è vero, abbiamo le tecnologie, è uno sforzo enorme che richiede l'azione di diversi attori sociali, no? Quindi chi fa comunicazione, chi fa impresa, enti pubblici, governi, stati, nazioni, comuni, quindi raccontare ai ragazzi e spiegare ai ragazzi che è un problema reale, grave, ma che ci sono soluzioni che richiedono sforzi perché saranno loro le generazioni che poi si troveranno ad affrontare di petto questo problema qui, perché purtroppo le nostre non stanno facendo abbastanza. Diciamo, negli ultimi anni, decenni, stiamo assistendo a un aumento di eventi estremi anche in Italia, diciamo, questo è un andamento globale che si osserva anche in Italia. Negli ultimi anni c'è un incremento nella frequenza degli eventi estremi, quindi siccità estreme anche, adesso qui fa freddissimo, piove e nevica, ma non ci scordiamo che, diciamo, abbiamo avuto un'estate molto secca sostanzialmente in Italia, come non accadeva da molti anni. Quindi c'è un incremento della frequenza degli eventi estremi, piogge, neve, siccità, eventi che poi portano venti estremamente forti in località che non ho mai sperimentato, e questa è responsabilità delle emissioni di gas serra dovute all'attività umana, diciamo. Questo è il messaggio principale, e quindi siamo noi come umanità che dobbiamo porre rimedio a questo problema che ci stiamo causando da soli, questo non bisogna mai dimenticarlo. E come influisce sulla società? Beh, questo purtroppo ne abbiamo continua esperienza tra frane, alluvioni, non so, anche chiudere le scuole per una settimana perché magari ci sono nevicate fuori stagione non previste, magari i bambini fanno festa ma in realtà poi si privano di 10 giorni i piccoli di un'attività socializzante molto importante, e purtroppo poi ci sono eventi che incidono in maniera molto più drammatica e pesante sulla vita delle persone perché causano morti, decessi, e ahimè anche qui, anche in questo in Italia purtroppo osserviamo un trend che non è affatto piacevole. La sostenibilità è il grande tema, è il tema credo del presente e del futuro prossimo, e forse anche futuro un po' più in là. Credo che come in tutti i grandi temi ci sia magari qualcuno che faccia un po' il furbo, la realtà è che è un tema molto sentito in maniera genuina e reale anche da molte imprese, da governi, da comunità locali, quindi sì, per qualcuno forse può essere diventato un brand, ma come dire, c'è sempre qualche mela marcia. Io guarderei soprattutto a chi invece della sostenibilità ne fa una questione di sviluppo reale, sincera e genuina, e che sono la stragrande maggioranza delle persone coinvolte a vario titolo, ripeto, con vari ruoli sociali, che possono essere imprenditori, amministratori pubblici o nazionali, cittadini che attraverso comunità o gruppi si danno da fare per rendere più sostenibile questo, per rendere sostenibile la vita e l'economia. Quali sono i nuovi canoni per un nuovo stile di vita sostenibile che le imprese ma anche le famiglie possono iniziare per un cambiamento? Dall'oggi. Fare molta attenzione alle proprie azioni, perché la sostenibilità, i cambiamenti climatici, le grandi crisi ambientali di questo tempo sicuramente hanno una componente anche di grandi gruppi e di direzioni che alcune nazioni hanno scelto di prendere e da cui difficilmente riescono a deviare, però è anche vero che è fatta anche dei comportamenti dei singoli, quindi bisogna essere sicuramente informati, bisogna informarsi e sapere quello che ciascuno di noi può fare per, come dire, partecipare a questo grande progetto, a questa grande impresa che è diventare tutti più sostenibili, rendere più sostenibile la nostra vita, e quindi partecipazione, informazione e consapevolezza.